52 è nato come racer cruiser destinato alle famiglie e a quegli armatori esigenti che vogliono comunque una barca da poter utilizzare per le vacanze e poter andare a bordeggiare vincendole magari in mezzo alle boe, quindi a fare delle regate anche di altura. La barca è costruita come tutti gli Ice Yacht, quindi in infusione con epossidica, un dislocamento medio-leggero. In media noi pesiamo con questa barca circa 3 tonnellate in meno delle barche della categoria. Ieri nei primi test abbiamo avuto la bella sorpresa che con 4 nodi d'aria andavamo 5,2, 5,3 di velocità, quindi eccezionale. La barca non si ferma mai e questa è una soddisfazione incredibile per un costruttore. Ricordiamo di chi è la carena? La carena è dello studio Felci, che è a parer mio è uno degli studi in assoluto d'eccellenza nel mondo e in Italia credo che sia il miglior progettista. Quindi è una barca da crociera che però è caratterizzata anche da prestazioni veliche molto importanti, quindi è una scelta proprio di mixare elementi molto differenti. Abbiamo scelto insieme a Marco Malgara di cercare di creare un prodotto che fosse un po' una sintesi tra le imbarcazioni che fino adesso ha prodotto Ice Yacht progettate da noi, cioè l'Ice 33 che come conoscete è una barca estremamente corsaiola, senza interni, con carena molto performante, e l'Ice 62 che invece è una barca decisamente più votata alla crociera. Quindi questo 52 riassume un po' le due caratteristiche dei progetti, cioè un'idrodinamica d'avanguardia e una vivibilità da cruiser.